AC Milan! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Ho in mano la penna. Ho in mano la penna perché, come direbbe un mio caro amico napoletano, H nisciun effesso. Perché questa mattina? Perché noi non è che dobbiamo solo fare le pulci quando vediamo gli articoli che non trattano l'AC Milan, trattano economicamente l'Inter o la Juve, allora ci mettiamo lì, quello che abbiamo letto non corrisponde. Eh no, perché noi abbiamo Lollo Milanisti Commercialisti Official, ce l'abbiamo dentro al cuore. Quindi anche quando si tratta di cose dell'AC Milan, la mia penna va e scrive un po' di conticini, perché questa mattina è uscito un articolo sulla Gazzetta che appena l'ho letto ho fatto così. Ma cosa? Ma come? Ma perché? Ma che cosa? Che senso ha questo articolo? Adesso ne parliamo bene, perché andiamo a leggere questo articolo e che cosa hanno scritto, perché ripeto, H nisciun effesso. Allora, prima di andare avanti ragazzi, come avete visto ieri, altra notizietta che mi sono segnata riguarda Isma Bennacer. Cos'è successo? Per chi si fosse perso cos'è successo ieri, praticamente ieri il nuovo agente di Isma, che è Enzo Raiola, fratello di Mino, si è presentato a casa Milan per discutere quello che è il rinnovo di contratto. Leggendo quello che si legge sui vari media in generale, si dice che praticamente la richiesta, al di là dell'eventuale rinnovo di Rafa Leao, Isma avrebbe chiesto uno stipendio che lo porterebbe ad essere il più pagato dell'intera rosa della AC Milan. Qualcuno di voi ieri nel commentare la notizia mi ha detto: vabbè Lollo, ma la richiesta è anche legittima. In parte posso essere d'accordo con voi, nel senso, Isma oramai è diventato un giocatore di caratura internazionale, è diventato un giocatore importantissimo, e forse il fatto che richieda uno stipendio pari a quello che magari prende Teo, ovviamente. E vi ripeto, Rafa con l'eventuale rinnovo avrebbe una cifra completamente più alta, ma stiamo parlando di Rafa, MVP, miglior giocatore di tutta la Serie A, quindi anche lì probabilmente la richiesta di uno stipendio alto, magari a 7-7,5, potrebbe avere senso. Ma restiamo a noi. Quindi per Isma la richiesta di 4,5 lo porterebbe ad essere il giocatore più pagato della Serie A. La Gazzetta dello Sport dice che durante l'incontro di ieri il Milan ha offerto a Bennacer 4 milioni di euro, Raiola invece per chiudere ne vorrebbe 4,5. Vuole lo stesso trattamento economico riservato a Teo, anche se in realtà, a quanto scrivono sui media, Teo prende 4 milioni più bonus, non so dirvi esattamente con quali bonus raggiunge il 4,5, invece in questo caso i media riportano che Bennacer avrebbe chiesto 4,5 più bonus, quindi come vi dicevo pare che diventerà eventualmente, se il Milan dovesse chiudere a 4,5 più bonus, il giocatore più pagato dell'intera rosa. E queste pretese inizialmente aveva reso difficile il dialogo. Ora il Milan è venuto incontro a Bennacer con un'offerta da 4,5 più bonus fino al 2027. Le parti sono vicine e la firma potrebbe arrivare entro fine anno, speriamo, dite incrociate. Poi il Corriere della Sera invece dice che il Milan vuole raggiungere l'accordo fino al 2027, quota fissa di 4 milioni più bonus, 4,5 più bonus, quello che vi dicevo. Bennacer con Tonali in tandem con Sandro Tonali è diventato imprescindibile nello scacchiere di Mister Pioli. Sì ragazzi, assolutamente. Parte da una richiesta di 4,5, vabbè, bla bla bla. Non è un mistero che club di Premier come Liverpool e United stiano prestando il giocatore alla gente per andare da loro. Rimane comunque una clausola rescissoria con una cifra da 50 milioni di euro, esercitabile però solo a inizio estate, serviranno altri colloqui. Ma niente, poi vabbè, tutto sport e Corriere dello Sport dicono esattamente la stessa cosa, proposto un adeguamento di contratto, bla 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 bla, Premier sullo sfondo, bla bla bla, tutti i club per i quali sono interessati, rimane valida la, come vi dicevo, la clausola di 50 milioni. Bene ragazzi, allora la penna è pronta, le cornette, perché siamo a Natale, oggi non ho messo il cappellino di Natale, ma comunque buon Natale a tutti voi. La penna è pronta, il mio cervello qualche conto se l'è fatto, il foglio è lì sotto con tutti i conticini, quindi ragazzi mettetevi comodi, mettete la viserina quella, avete presente i contabili di una volta quando mettevano la viserina quella verde?
mettete la viserina verde, perché iniziamo a capire che cosa c'era scritto nell'articolo di questa mattina. E poi ovviamente parliamo anche di Colomboani, perché ovviamente è il titolo di questo video. Bene ragazzi, prima di andare avanti, pollice in su, dai pollice in su, dai pollice in su, 500 pollici in su, riusciamo a farli tranquillamente. Se vi mettete lì il video lo vedete 3, 4, 5, 6 mila persone, direi che 500 pollici in su si possono fare. Pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, dai che arriviamo a 21.000 e campanella ovviamente, per non perdervi nessun video del vostro amico Lollo. 1, 2, 3, sigla... Qua nessuno è fesso. Allora, occhiali di rito, perché non ci vedo niente, sono un ciecato. E penna. Come riportare? Allora, prima vi leggo l'articolo. Ok, premetto che quando leggevo l'articolo la mia faccia era tipo: ma che non capivo, cioè non capisco perché è stato fatto questo articolo. Allora, il titolo dell'articolo è questo, ed è: Milan 200 milioni per i rinnovi, Cardinale pronto il super investimento. Appena l'ho letto ho fatto così, ma cosa? In che senso? Che senso ha? La Gazzetta dello Sport parla che per completare i rinnovi del Milan, il Cardinale è pronto ad un super investimento da 200 milioni di euro. I rinnovi già completati in questo anno solare, ovvero Theo Hernandez, Tonali, Kalulu, Pobeka, Grunic, Ibra e Gabbia. Ecco, in questo caso si arriva ad una cifra di circa 107 milioni di euro, alla quale si dovrebbero aggiungere i 93 milioni di euro da impiegare per Benasser, Giroud e Leao. Siamo quindi a 200 milioni di euro stanziati per riconfermare i big e le prime alternative. Raga, io vi giuro, ve lo giuro, quanti anni sono che facciamo LOL, i milanisti commercialisti official su questo canale? 4 anni, 3 anni che facciamo numeri alla mano. Io non ho capito. Cioè, io non ho capito cosa vuol dire. Cioè, non, l'articolo l'ho anche letto intero. Non ho capito come... Hanno mischiato investimenti con il fatturato, con i rinnovi lordi e i rinnovi netti. Non lo so, non ho capito. Ma un mio amico che fa di lavoro questa cosa, fa di lavoro appunto il contanumeri, ha scritto sotto questa notizia, ha scritto una cosa che vi voglio leggere, perché ovviamente spiega bene queste cose e dice: in verità i rinnovi sì sono scelte di mercato, ma sbandierarle come Cardinale investe 200 milioni di euro, lui dice, è il classico fumo negli occhi. Come tutti sappiamo, il Milan ha un monte ingaggi più ammortamento che può decidere come spendere in vario modo. Ciò che io vi ricordate quando parlavamo del budget, non esiste, perché non esiste un budget, ma esiste un monte ingaggi più ammortamento che il Milan può decidere come dividere appunto tra monte ingaggi e ammortamenti. Facciamo un esempio: il 180 milioni di euro oggi che spende il Milan tra ingaggi e investimenti. Rinnovare oggi Leao a 7 netti significa che ogni anno hai 15 milioni di euro lordi dei 180 disponibili che vengono occupati da Rafa Leao. Quindi è sì una scelta di investimento, in quanto non farla libererebbe i 15 milioni di euro all'anno, appunto, più eventuali plusvalenze che hai da spendere in generale. Cerchiamo di chiarire, facciamola più semplice ancora, scremiamo ancora di più questa cosa. Se rinnova Leao, il Milan resta a 165 milioni su 180 da spendere per ovviamente anche altri investimenti e altri giocatori. Se il Milan invece vende Rafa Leao a 100 milioni o oltre, non spende i 15 milioni per il rinnovo a 7 e ha i 18 milioni di euro all'anno per 5 anni che derivano eventualmente dalla sua plusvalenza. Quindi in sostanza hai o Leao a 165 milioni di euro all'anno oppure via Leao e hai 198 milioni di euro all'anno da spendere. Farlo è quindi sì una scelta di investimento, ma non parliamo di soldi che ci mette Redbird o soldi che ci mette Cardinale, perché assolutamente così non è. Questo è il ragionamento corretto, cioè così si fanno i ragionamenti, con un tot di soldi che io devo dividere tra ingaggi e ammortamento, e poi il Milan, società Milan, decide come investire questi soldi.
non mischiando cifre, mischiando numeri che non si capisce. L'articolo non l'ho capito, ragazzi. Cioè, vi giuro, io l'articolo l'ho letto due o tre volte. Ho detto, beh, magari hanno fatto un po' di confusione, magari si sono spiegati male. Cerchiamo, io di solito faccio così anche quando leggo i libri. Io ho le frasi che non capisco, cerco di sottolinearmi solo le parti più importanti per scremare al massimo la cosa, per cercare di capire il concetto. E non ci sono riuscito, ragazzi. Non ci sono riuscito. Ma arrivati all'alba dei 10 minuti, arriviamo a parlare di Kolomwani. Allora, Repubblica di questa mattina dice che Kolomwani, tra l'altro, vediamo. La dirigenza rossonera, dopo vi spiego. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un attaccante in grado di dare una mano a Olivier Giroud, visto l'infortunio di Origi che tra l'altro ha deluso, e in attesa del ritorno in campo di Ibrahimovic. Il nome nuovo che piace tanto a Maldini e Massara è Kolomwani dell'Eintracht Francoforte. L'attaccante classe 98, nato nella stessa città di Mbappé, vabbè, bla bla bla, adesso è valutato 35 milioni di euro. Ma ragazzi, ma ascoltate un secondo il vostro amico Lollo. Quando in estate volevamo prenderlo ed era a 0 euro, il giocatore è andato a giocare all'Eintracht Francoforte. Ora, secondo la Repubblica, questo è quello che scrive la Repubblica, secondo la Repubblica il Milan, quando poteva prenderlo a 0 euro 6 mesi fa, non lo prende a 0 euro, ma andrebbe adesso a gennaio ad investire 35 milioni di euro per prendere un giocatore che tra l'altro al Mondiale tutti i Kolomwani se lo ricordano, non voglio dirlo, tutti se lo ricordano per due o tre cose. Comunque, ai pensieri rossoneri poi c'è sempre l'esterno del Chelsea, Hakim Ziyech, perché ovviamente non possiamo finire il video senza parlare di Ziyech, già corteggiato da Maldini nel mercato estivo, incredibilmente il mancino marocchino tra i migliori giocatori di tutto il mondiale è ancora fuori dai programmi dei Blues, quindi l'operazione va considerata viva. Vabbè, non lo so ragazzi, però tornando a Kolomwani, giocatore forte, ragazzi. Cioè, non è che siamo qua a raccontarci le palle, ragazzi. Giocatore forte. Ho sempre un po' di paura su questi giocatori che fondono tutta la loro competitività semplicemente sull'aspetto fisico. Vi faccio un esempio. Ci sono giocatori che giocano in Serie A, attaccanti che giocano in Serie A. Mi viene in mente Abraham o mi viene in mente Osimhen. Sono giocatori che, sotto l'aspetto tecnico, potrebbero essere paragonati a Kolomwani. Ovviamente lui è molto più giovane, gli altri hanno molto più esperienza e attualmente sono molto più forti. Però, come tipologia di giocatore, Kolomwani rientra in quella categoria lì. Cioè, di giocatori che sono forti perché sono fortissimi fisicamente, non perché sono fortissimi tecnicamente. Cioè, Kolomwani è forte, ma tecnicamente non è Mbappé. Ok, ma grazie al cavolo direte voi, ma non è neanche Shevchenko. Cioè, ci siamo capiti, sono giocatori che sono fortissimi perché in questo momento hanno una forza esplosiva. Lo storico di questi giocatori ha dimostrato che negli anni, purtroppo, quando poi arrivano più avanti con l'età, verso i 30 anni, calano un po' fisicamente e tornano a essere dei giocatori medi, più o meno. Io, un Milan che poteva spendere 0 euro 6 mesi fa, ok? Vedere un Milan che oggi va a spendere 35 milioni di euro in gennaio per prendere un giocatore che potevi prendere a zero poco fa, ragazzi, io non ce lo vedo proprio. Questa è una mia idea, poi vi ripeto, io quello che vi dico qua sul canale è semplicemente una mia opinione personale. Potrei sbagliare, domani il Milan va a prendere Kolomwani. Me lo auguro, nel caso. Sembrerebbe un po' strano, però se dovesse andare a prendere Kolomwani, bene ragazzi, faremo il tifo per Kolomwani. Bene ragazzi, basta, ci vediamo oggi ragazzi, siamo solo in diretta sui canali ufficiali del Milan, io ovviamente, Mauro Sume e Luca Serafini dalle ore 17 alle ore 18:30, perché oggi è giovedì, e basta, ci vediamo lì, oggi c'è qualche ospite interessante, venite perché c'è qualche ospite interessante. Ciao ragazzi, super abbraccio, vada via il Q-Inter, ciao Cashavit, forza Milan, e basta. Ciao!